Buongiorno raga e bentornati sul mio canale YouTube, sono Jacopo Billy e oggi siamo qui con un nuovissimo video. Allora, il 2023 è iniziato all'insegna del secondo anno in Scott Racing Team, ma soprattutto il secondo anno ufficialmente con Wild Sport e Power Bar, o meglio, sono già alcuni anni che collaboro con loro, però adesso è una collaborazione diretta con l'atleta e non con la squadra. Da quest'anno, oltre a rifornire solamente me come atleta, riforniranno anche i miei compagni di squadra. Quindi sono molto felice di continuare questa collaborazione con Wild Sport, Power Bar è il gruppo Biovita, perché questi marchi, anche se sono diversi, hanno un nome diverso, fanno parte dello stesso gruppo che appunto è Biovita. Sono felice perché potendo attingere da tutto il gruppo abbiamo veramente una grandissima varietà di scelta di prodotti. Andiamo in modo molto rapido a vedere che cosa ho ordinato e che cosa utilizzerò come integrazione per il 2023. Vi faccio vedere tutto nel dettaglio, tutti i prodotti che ho scelto di utilizzare. Non è tutto ciò che uso durante l'anno, ma è ciò che uso principalmente per allenarmi e correre. Sono tutte cose scelte in modo molto preciso, accurato e con un senso logico, in accordo sia con il mio preparatore che con il mio nutrizionista Emanuele Triberti. Direi di non perderci in chiacchiere e partire con l'unboxing di tutti quei prodotti che avete visto all'inizio. Allora, ragazzi di WeSport sono stati molto gentili, mi hanno mandato innanzitutto un po' di merchandising, quindi ad esempio questa bellissima felpa, che magari ci mettiamo subito, che dite? Ok, così siamo ufficiali Wild Sport. Ci siamo, possiamo iniziare. Allora, oltre a queste cazzatine tipo la felpa, mi hanno mandato anche una maglietta che ora recupero, asciugamano per quando andrò in palestra ad allenarmi, magliettina Wild Sport. Abbiamo una sacchetta che io di solito uso per portare l'integratore alle gare, magari dopo la corsa, o anche le scarpe, dipende. E poi uno scaldacollo Wild Sport. E quindi intanto grazie per i vestiti e per tutto il resto. Poi mi hanno mandato anche, interessante, questo borraccione, che non ho ben capito cosa sia di preciso. Comunque con il loro motto Stop me if you can. Ci sta, mi sembra uno di quei torboni che si usano in America per fare il latte, per metterci il latte la mattina, e gli americani se lo bevono così direttamente, ma non so, magari lo utilizzo come borraccio in palestra. Partiamo con gli integratori. Questo qui, Daily Energy, l'ho ordinato insieme a Joelle, quindi li abbiamo smezzati, ce n'erano il doppio qua dentro. Io non li utilizzerò tutti, onestamente pensavo fossero confezioni molto più piccole. Comunque è un integratore multivitaminico che andremo a utilizzare principalmente nei periodi di grande carico o di altura, quindi penso che lo utilizzerò principalmente a maggio, giugno, luglio, quei periodi lì. Sicuramente molto utile e immancabile tra gli integratori da utilizzare durante l'anno negli sport di endurance. Vi faccio vedere un prodotto che già in passato ho utilizzato, ma che ho scelto nella versione zero zucchero. Infatti è magnesio potassio con vitamina C, quindi questi sono semplicissimi sali minerali da mettere in borraccia o da prendere dopo che si fa un allenamento, per esempio molto molto caldo d'estate. Vanno benissimo. Perché li ho scelti senza zucchero, zero carboidrati? Li ho scelti così perché di solito non ho bisogno di prendere questo, utilizzo già, se avete visto il video che ho fatto sui grammi di carboidrati ogni ora eccetera, l'integrazione in bici, prendo già grandi quantità di zuccheri e di carboidrati in bici, di conseguenza quando voglio prendere solamente dei sali, con questi sono sicuro di avere solo i sali e solo quello che mi serve. Poi procediamo, a proposito di sali, ho voluto provare però anche quelli della Power Bar, gli elettroliti, sono molto simili ai sali minerali della SIS che utilizzavo anni fa e devo dire che vanno benissimo, questi sono una bomba, anche questi zero calorie drink. Perché ho scelto anche questi se ho già quelli della Wild Sport? Perché secondo me questi qui sono migliori da utilizzare in borraccia in gara. Quelli là li utilizzerò magari alla sera dopo l'allenamento al caldo, post allenamento, mentre mangio pranzo e via dicendo. Questi invece sono comodi perché abbiamo dei blocchettini così con 10 compresse effervescenti. Semplicemente si mettono in borraccia, quindi è comodissimo, ci si può portare dietro questo, si fa un lungo, se ne utilizzano anche due o tre di queste qui e si può ricaricare la borraccia con dei sali minerali senza avere bustine, polvere e via dicendo. In più secondo me sono anche più digeribili. Li ho presi al gusto raspberry pomegranate, che non so cosa sia, gusti riguardanti frutta, e speriamo che siano digeribili insomma. Poi andiamo avanti con la betalanina, che nello scorso video forse non vi ho fatto vedere, me l'ero dimenticata. Io utilizzo la betalanina in alcuni periodi di carico, specialmente quando siamo vicini o comunque in orbita, gran fondo, gare molto veloci, quindi gare dove si va tanto in acido lattico, si spinge forte per brevi periodi, su consiglio di Emma, ma non solo. Devo dire che la sento quando utilizzo, perché nell'utilizzo a lungo termine fa venire un po' di formicoli alle braccia, dà qualche effetto
effetto, chiamiamolo collaterale, anche se in realtà sono effetti normalissimi se si prende questo prodotto. In teoria aiuta a smaltire un po' di più l'acido lattico quando si fanno sforzi veramente veramente intensi. L'ho detta molto in modo ignorante, se volete approfondire cercatelo come prodotto. Comunque uno dei pochi prodotti esterni a malto, gel e barrette che utilizzo. Betalanina, anche quest'anno la utilizzeremo. Poi passiamo alle cose fighe e interessanti. Allora, abbiamo proteine Perfect 100% Whey della Y Sport. Queste qui le ho scelte principalmente per il post workout, per esempio in palestra o quando vado a fare esercizi di forza, non ho modo di prendere subito delle proteine, mi posso portare lo shaker e mangiare e farmi uno shaker con queste proteine dentro, magari anche un frutto e altro. Non sono le uniche proteine, o meglio non è l'unico recupero che ho preso, infatti questo è un recupero che ho preso principalmente, come dicevo prima, per il post workout in palestra, mentre per quanto riguarda le gare arriverà più avanti ed è un recovery max della Power Bar. Ho scelto quello lì perché è più completo, ha anche carboidrati dentro e secondo me è fondamentale, una volta allenati, buttare dentro comunque uno shaker con sì proteine ma anche carboidrati. Queste qui invece sono 100% proteine. Poi possiamo procedere con le famose barrette. Anche qui, allora, abbiamo una prima barretta che è Y Sport Crispy Energy Crisp, ok, alla frutta. Queste qua sono gusto frutti di bosco, non è che mi facciano impazzire, però alla fine è forse il gusto che è un po' più buono. E poi però faccio vedere subito anche le altre che ho ordinato. Ne ho ordinati 3 pacchi di queste e 2 pacchi di questi. Perché due tipologie di barrette, direte voi? Anche qui un po' come per le proteine, perché sono di diversa composizione. Abbiamo un pochino studiato la composizione di entrambe e abbiamo capito che questo tipo di barretta è molto più leggera, molto più zuccherosa, dà comunque un tot di carboidrati, adesso non ricordo bene, ma per una barretta abbiamo 24 grammi di carboidrati, di cui 15 di zuccheri. Mentre se andiamo a vedere questa qui della Power Bar, abbiamo ben 40 grammi di carboidrati, di cui 20 di zuccheri. Quindi capite bene che una barretta di questa qua è quasi il doppio di carboidrati di queste qui. Sempre con un percentuale qua del 50% di carbo zuccheri, qua un po' di più di zuccheri. Quindi queste qui sono da preferire magari in situazioni dove si ha poco tempo per mangiare, zuccherose, un po' più dolci. Queste sono una barretta un po' più complessa, che penso che andrò ad utilizzare nelle marathon, in marathon veramente lunghe, perché comunque danno 40 grammi di carbo con una barretta. Non è affatto poco, soprattutto ha due differenti fonti di carboidrato, quindi un po' più complessa, non lo so, le proverò entrambe, mi sembravano i prodotti comunque più completi per quello che andrò a fare. Sono curioso di vedere come mi trovo. Queste le utilizzo già da tempo, queste qui non le ho mai usate, visto che comunque hanno molti fiocchi d'avena, quindi penso che sia un prodotto figo. Questo è riso soffiato, questo è fiocco d'avena principalmente, per farvi capire. Quindi queste sono le barrette che utilizzerò. Tanti me l'hanno chiesto su Instagram e non solo, quali sono gli integratori, le barrette, i gel che utilizzi. Ebbene, qui in questo video avrete tutte le risposte del caso, vi ho appena fatto vedere le barrette, andate a seguirmi tra l'altro su Instagram, ma anche su tutti gli altri social come Strava, Facebook, via dicendo, perché specialmente su Instagram e su Strava pubblico cose che non vedete sempre magari qua su YouTube. Inoltre vi rinnovo la richiesta di iscrivervi al canale, siamo ripartiti col botto in questo 2023, sto facendo tanti video, sto prendendo tanti contenuti, se volete supportarmi, aiutarmi a crescere, in questo momento uscite un attimo dalla schermata di questo video, sotto trovate un tasto con scritto iscriviti e una campanellina. Cliccate su iscriviti, vi iscrivete al canale e la campanellina, se l'attivate, non vi perdete neanche un video. Per me è veramente importante, per voi è un gesto che richiede 2 secondi e se mi volete supportare mi fate un grandissimo favore. Detto ciò, andiamo avanti con gli altri prodotti super richiesti, in tanti me l'avete appunto fatta come domanda: che gel utilizzi? Anche qui io e Joel ci siamo divisi un po' l'ordine, nel senso che comunque abbiamo deciso di prendere 4 gusti di gel in modo da non stufarci, visto che sono gel che utilizzeremo in gara. Sembrano tanti, ma vi assicuro che questa tipologia di gel in certe gare se ne utilizzano anche 6, 8, 9, 10, quindi vanno via veramente in fretta. Vi faccio vedere questi che sono un gusto particolare. Infatti abbiamo un gel Power Gel Original, anche qui 2 fonti di carboidrati diverse, con aggiunta di sodio, e sono al gusto Salty Peanut, che sarebbe arachide salata. Io vado pazzo per l'arachide salata, ma l'abbiamo deciso di alternare a invece dei gel a gusti più dolci, in modo da non stufarci,
perché visto che comunque di questi qui ne utilizzeremo tanti, abbiamo deciso ad esempio di prendere lemon lime anche. Quindi quando uno prenderà, non so, due o tre gel al limone piuttosto che ordinati altri alla fragola, alla banana e alla vaniglia, ci stuferemo un po' di quei gusti dolci. Dopo un bel po' di gel avremo voglia di qualcosa di salato. Qua subentrano, questa è l'archetta salata. Perché scelgo i gel Power Bar e non i gel Wild Sport? Perché li trovo meno zuccherosi, quindi che mi danno meno problemi di stomaco, riesco a prenderne grandi quantità in gara, anche 2-3 all'ora, ogni 20 minuti circa, e poi li trovo di più facile apertura, sono comodi, hanno addirittura la linguetta qua che serve a strappare l'apertura del gel e non perdere, diciamo, questa parte qua in plastica che di solito si può perdere specialmente in gara, quindi te li ficchi in tasca e non hai buttato via neanche un pezzo di plastica per il percorso e via dicendo. Fatemi sapere se siete di quelli che si mettono tutto in tasca, arrivano alla fine delle gare con le tasche belle piene delle cartacce e se le portano a casa, se siete tra questi vi stimo, raga. Ok, quindi questi sono già che utilizzo, ne arriveranno altri di altri gusti, ma per il momento vi faccio vedere questi. Poi procediamo con un altro tocco molto importante, intanto qua metto via le altre barrettine, molto molto importante, sono le maltodestrine. Quest'anno, come avrete capito, sono fissato con i carboidrati in borraccia. Sto facendo uscite di 3-4 ore senza mangiare niente in bici, sto provando a andare a 70, 80, 90 grammi di carbo ora in borraccia, utilizzando maltodestrine e fruttosio, e devo dire che mi sto trovando super super bene. Mi sto abituando e di conseguenza ho dovuto ordinare 5 kg, e direi di sì, proprio letteralmente 5 kg, qua c'è il quinto, 5 kg di maltodestrine. Questo perché? Perché sembrano tanti, ma in realtà vanno via veramente in fretta. Infatti se si utilizzano queste qui, non dico tutti i giorni, però 2-3 settimane allenarsi, più le gare, in certe marathon se ne utilizzano veramente tanti perché si fanno magari 8, 9, 10 borracce con tot scoop misurini per ogni borraccia, alla fine in una stagione si fanno fuori. Le aggiungerò poi del fruttosio a parte in proporzioni adeguate a quello che dovrò andare a fare e un pizzico di sale da cucina, come mi ha consigliato Emma. O in alternativa, per dare un po' di sapore, visto che queste non sanno di niente, invece del sale da cucina, ovviamente gli elettroliti che vi ho fatto vedere prima che ho ordinato. Quindi così abbiamo un quadro complesso, abbiamo le maltodestrine, i gel, i sali, il recupero, anche se dovrà arrivare quello post gara, i sali minerali post allenamento e la betalanina. Poi Westport mi ha mandato anche, vabbè, delle borracce, uno shaker per shakerare le proteine in palestra, mi ha regalato queste barrettine qua, che onestamente non l'avevo ordinato, ma va bene, sono barrette alla mela e mandorla e cannella. Non mi ispirano tanto, però grazie comunque, visto che strato scadono tra pochissimi mesi, quindi cercherò di farle fuori il prima possibile. Bene, detto ciò ragazzi, che ne dite se magari più avanti facciamo un video andando a vedere come utilizziamo durante una giornata alcuni di questi prodotti, durante la settimana questi prodotti, in che contesto, in che momento della giornata. Potrebbe essere interessante, vi ricordo di continuare a seguirmi qua su YouTube e non solo, in descrizione trovate tutti i prodotti, questi no, questi li trovate sul sito Wild Sport, qualcosa c'è comunque nelle mie liste Amazon, ma trovate tutti i prodotti che utilizzo per il ciclismo e non solo, con 3 liste che ho creato su Amazon, se volete acquistare da lì trovate tutti i link per i prodotti. Detto ciò io vi saluto, vi do appuntamento qua sul canale con nuovi video non solo riguardanti integrazione, alimentazione, ma anche vlog, ciclismo in generale, mountain bike, tecnica e via dicendo. Da Jacopo Billi, dalle mie due bestioline che presto cambieranno colore, è tutto, ciao ragazzi.